L'altra funzione principale di un database è il filtro, ovvero supponiamo che noi, avendo il nostro database magari molto, molto ampio con molti dati, decidiamo che abbiamo bisogno di visualizzare solo un certo numero di dipendenti nel nostro caso, per dire vorrei vedere solo i dipendenti che lavorano nel settore, nel reparto sviluppo. Perché ho bisogno di stamparlo? Perché non voglio far vedere chi c'è negli altri reparti? Oppure per una semplice visualizzazione più facile, quindi vorrei proprio filtrare il mio database. E allora, intanto ci posizioniamo sempre all'interno del database. Se guardiamo il nostro comando, si chiama ordina e filtra. Quindi se clicco su ordina e filtra, scelgo in questo caso filtro. Ecco, questo primo comando, cioè questo cliccare su filtro, ha fatto sì che apparisse vicino alle etichette di ogni campo una piccola freccettina. Mi basterà in questo caso, se il mio interesse è filtrare per reparto, cliccare su reparto e dire computer, o meglio Excel, mi interessano solo i dipendenti dello sviluppo, per cui niente amministrazione, niente produzione, sviluppo sì, togliamo vendite e poi dico ok, e in questo caso ottengo solo i dipendenti che lavorano nel reparto sviluppo. E qui in basso mi viene data l'informazione 3 su 28 record trovati, cioè mi vengono mostrati solo 3 record, ma in totale il mio database ne contiene 28. Ed eccoli qua, Federici, Fraccheroli e Zancanaro. La freccina di reparto rimane visualizzata con un imbuto per farmi vedere, se arrivassi in questo momento o se non mi ricordassi più, che sto visualizzando così pochi dipendenti perché al momento sono filtrati dal campo reparto. Se li voglio di nuovo tutti, clicco, posso dire seleziona tutti, ok. Ed ecco qua tutti i nostri dipendenti. Di nuovo decidiamo di filtrare sempre per reparto, questa volta solo i dipendenti che lavorano in amministrazione. Potrei anche scegliere di dire seleziona tutto, così me li toglie tutti, amministrazione e poi ok. E di nuovo ecco qui che questa volta ho 5 record su 28 trovati. E questi sono i miei dipendenti, quindi mi è possibile stampare, mi è possibile utilizzare questo dato senza avere anche gli altri a darmi, diciamo, fastidio nella visualizzazione. Di nuovo dico tutti quanti, allora seleziona tutto e ok. A questo punto vorrei lavorare sulle date. Ho bisogno di sapere tutti i dipendenti che sono stati assunti nel decennio del 1990, cioè dal 1 gennaio 1990 al 31-12-1999, quindi sapere tra questi dipendenti chi di loro è stato assunto nel decennio dei 1990. Questa volta vado sulla freccina di assunzione perché ho bisogno di, come si dice, di lavorare sul filtro sulle date. E vado a vedere cosa c'è di disponibile. Vediamo, qua ci sono tutte le varie date, filtri per date. Ecco, qui ci sono varie possibilità. Io posso scegliere il filtro personalizzato. In questo modo mi viene data la possibilità di creare un filtro a piacere. Quindi, vediamo di leggere. Assunzione uguale, siccome voglio tutti quelli che sono stati assunti dal 1 gennaio 1990, quindi dunque uguale è dopo e prima ecco è dopo o uguale a, e qui metto la data, vediamo se mi fa schiacciare sul calendario qua, beh qua mi fa andare avanti troppo lentamente, inseriamo la data a mano, allora 01 01 perché è il 1 gennaio
1990, dicevamo, e, quindi and sta per e, tutti i dipendenti, e quindi devo dirgli anche quando fermarsi, perché quindi partiamo da tutti quelli assunti dal 1 gennaio 1990, però vogliamo fermarci al 31/12/1999. E quindi di è prima o uguale a 31/12/1999. Ecco, io ho utilizzato è dopo o uguale, è prima o uguale, in questo caso perché le due date, cioè il 1 gennaio e il 31/12, mi interessa che vengano considerate, quindi il fatto che ci sia scritto o uguale significa che anche il 1 gennaio 1990 o il 31/12/1999, se in quel caso ci fosse stato un dipendente assunto, verrebbe considerato. Se invece mettevo solo è dopo il 1 gennaio 1990, Excel cominciava a darmi i dipendenti assunti dal 2 di gennaio. Dico ok e vediamo se funziona. Eccoli qua, sono 11 su 28 record trovati e questi sono i miei dipendenti assunti nel 1990. Mi farebbe comodo averli in ordine di data di assunzione, così da poter vedere quello che ho assunto prima o quello che ho assunto dopo. Clicco su una data qualsiasi, vado su ordine filtra e gli dico ordina in maniera crescente dalla A a Z. Ed eccoli qua, sono il primo assunto Giavarini Luca e l'ultimo assunto nel 95 Riccardini Pietro. Torno a togliere il filtro e in questo caso posso dire, vediamo, filtri per date, se lo spengo in questa maniera non si spegne, diciamogli seleziona tutto, ok, e sono tornati tutti quanti i nostri dati. Il nostro database è tornato in questo caso non filtrato. Un'altra cosa che potrebbe essere interessante fare è questa. Io ho molti nominativi, noi 28, ma poniamo sempre l'esempio di averne 100 o 1000 di dipendenti. Quando li scorro, a un certo punto dall'alto mi è andata via l'intestazione, quindi io non vedo più nome, cognome, stato di assunzione e via dicendo, e a volte magari questa cosa dà fastidio, cioè a me piacerebbe che anche nello scorrere i dati la prima riga delle intestazioni mi rimanesse fissa, quindi mi rimanesse bloccata. Come si fa a fare questo? Allora, ci si posiziona appena vicino, quindi non nella prima riga ma subito sotto, poi si usa un comando che si chiama blocca riquadri. In questo caso, in questa versione di Excel, lo trovo nella scheda là in alto, visualizza, e blocca riquadri, eccolo qua, mi basta premere blocca riquadri, e gli dico, vabbè, qua ci sono varie possibilità, ma noi diciamo semplicemente blocca riquadri. Per il fatto che la mia cella era posizionata in questa posizione, tutte le celle superiori vengono bloccate, infatti è apparsa questa riga nera. Adesso, quando io scorro, le etichette del campo rimangono visibili perché la riga 1 è bloccata. Chiaramente, se fossi stato posizionato sulla riga 3, si bloccava la riga 1 e la riga 2, perché la bloccava subito superiormente alla cella. Vediamo un altro esempio. Allora, vediamo su blocca riquadri e dico questa volta sblocca riquadri per rimuovere il blocco, ed ecco che siamo tornati liberi da questo blocco. E già che ci sono, decido anche di togliere le freccine del filtro perché in questo momento mi danno fastidio. Allora, torno sulla scheda home, vado su ordina e filtra e spengo filtro. E siamo tornati normali. Questa volta mi posiziono qui su Giavarini, in questa posizione qui. Il nostro scopo è quello di bloccare i riquadri per tenere la prima riga, ma anche la prima colonna, quindi che so, il codice del dipendente, ho bisogno che sia sempre visibile. Allora mi posiziono non qui dove ho ottenuto solo la prima riga bloccata, ma nella colonna B, dove otterrò quindi la prima riga, la riga 1, e anche la colonna A. Torniamo su visualizza, blocca riquadri,
blocco e riquadri, dico blocco e riquadri, ed ecco che ci sono apparse le nostre righe, questa volta sono due, per cui posso scendere verticalmente e mi scorrono i nominativi, e posso anche eventualmente andare verso destra ipotizzando un database con molti campi e scorre orizzontalmente e mi tiene sempre fisso il codice dipendente, poi torno indietro. Quindi blocco e riquadri serve per permettere di visualizzare un database con eventualmente un'intestazione o una prima colonna o la seconda colonna, a seconda piacere, che rimanga fissa. Ecco, proviamo con la seconda colonna. Allora andiamo su blocco e riquadri, dico sblocca riquadri. Desidero tenermi il cognome sempre in vista. Quindi in questo caso clicco qui, così la prima riga verrà bloccata, mi rimarranno le etichette e in questo modo verranno sia il codice che il cognome di ogni dipendente rimarrà bloccato e quindi rimarrà visualizzato. Premo blocca riquadri ed ecco che la mia riga fissa si è spostata un po' più avanti e adesso se muovo in verticale rimane fermo, se muovo in orizzontale il cognome della persona mi rimane sempre. Ad esempio in questo caso è comodo per visualizzare i telefoni, in questa maniera vedo a Noletti e Rossi ho il telefono corrispondente. Andiamo più in su a vedere il terzo telefono che avevamo inserito in mano, ecco qua, è di Cacciotti. Bene, vado su blocca riquadri e dico sblocca riquadri.